New York è morta per sempre? Vi racconto come, secondo me, New York non è assolutamente morta per sempre. Hey guys, bentornati nel canale di Chiari Lady Boss. Per contenuti su New York, Stati Uniti d'America, donne imprenditrici e viaggi, iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto e attivando le notifiche. Oggi parliamo di un argomento molto caldo. In molti mi state chiedendo quando sarà possibile tornare a New York, com'è New York, come sta reagendo New York al coronavirus. Siete curiosi di avere aggiornamenti e di sapere quali sono le novità per quanto riguarda il turismo. Vi voglio parlare anche del motivo per cui sto facendo questo video. Il 13 agosto è uscito un articolo che è andato virale, il cui titolo era NYC is dead forever, here's why. New York è morta per sempre, ecco perché. È stato pubblicato qualche giorno dopo dal New York Post, commentato e contestato da molti. La persona che lo ha scritto si chiama James Altucher ed è un autore e proprietario di un comedy club che ha deciso di lasciare New York per sempre. Direi che a livello di clickbait il titolo è perfetto. Come fa una persona che si dichiara New Yorker a lasciare una città che ama la follia? Proprio in un momento come questo, che è New York City ad aver bisogno di noi? È facile lasciarla ora con tutti questi problemi. New York è una città che ami e che odi allo stesso tempo. Non puoi solo prendere il buono e il positivo e lasciarla in un momento di difficoltà. È vero, la disoccupazione è alle stelle, il crimine sta aumentando rispetto alla scorsa estate, ma mai come quello degli anni 70 e 80. Più di 13.000 appartamenti a Manhattan al momento sono sfitti e i proprietari hanno difficoltà a riempirli, motivo per cui il costo di molti di questi appartamenti sta scendendo. Tranne il mio, ovviamente. Speriamo che il mio proprietario cambi idea molto presto. A tal proposito, data la mia curiosità, ho iniziato a fare una ricerca per conoscere il costo degli appartamenti in questo momento nel West Village. Sono quindi andata a visitare 5 appartamenti molto vicini a Washington Square Park, dove il costo degli affitti è sceso di più di $1,000 al mese. Un agente real estate mi ha mostrato appartamenti con 2 stanze, con backyard e anche con un rooftop privato. Vi lascio in sequenza i video. Ovviamente tutti spazi molto piccoli rispetto a quello di cui io sono abituata qua da storia, ma nella media se si pensa a un quartiere come il West Village. Anche se al momento molte persone hanno abbandonato e stanno abbandonando la città, ci saranno sempre altrettante persone che prima o poi torneranno in città e si trasferiranno a New York. Poi è facile per le persone agiate parlare o spostarsi, lasciare New York e rifugiarsi fuori, dove al momento la vita sembra meglio. Lo vedo un po' come scappare dai problemi. E non capitemi male, non sto criticando tutte le persone che hanno lasciato e stanno lasciando New York. Ognuno ha i suoi motivi, le sue ragioni. Mi riferisco di più a coloro che si dichiarano newyorkesi, le persone che cercano il lusso a New York, ma i newyorkesi benestanti, quelli sì, perché quelli sono coloro che non hanno apprezzato la vera anima di New York, quella intrinseca, quella che va oltre agli show, agli spettacoli, al lusso, allo sfarzo, ai soldi, alle case da milioni di dollari. New York è fatta di arte di strada, è fatta di personaggi indistinguibili, energia unica, quella che puoi trovare solo qua nella Grande Mela. Ora c'è un altro tipo di energia, è un'energia che si percepisce sotto un'altra forma. New York è un po' come Roma, è una città eterna che non morirà mai. E secondo me chi vive a Manhattan e non la lascia, non esplora tutto ciò che è il contorno di New York City, ha una visione molto diversa della città, direi anche un po' limitata. Su Instagram ho ricevuto un DM e ve lo voglio leggere, lo voglio condividere con voi. Non so se a questa persona faccia piacere che io nomini il nome, quindi mi limito a leggervi il messaggio. Io sto confusa, puntini puntini, non faccio riferimenti a nome, è stata nominata una terza persona. Mostra una New York tipo dopoguerra che non si riprenderà mai più, tutto chiuso, tutto perso, e questa persona scappa. E tu invece mostri una New York che, come tutte le città, tenta la ripresa. Perché alcune persone demoliscono tutto? Ci vuole un attimo a demolire la visibilità di ogni cosa o persona, ma perché lo fanno? Cosa non li soddisfa di una città che dicevano di amare? Questo è esattamente quello che sto cercando di farvi capire io. E la mia risposta qual è stata? Ciao. Sì, New York si sta riprendendo, o comunque sta reagendo a questa enorme crisi e difficoltà di tutti i generi, economiche, proteste, sanità, è un delirio. Mi dispiace che le persone hanno sempre un pensiero negativo e che non riescono comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno.
Quello che io penso e che poi ho risposto a questa persona è che, come dico sempre, come ho detto in precedenza, New York è odio e amore. Io mi considero New Yorker. New Yorker non è la persona che necessariamente ci nasce nella città di New York. Il New Yorker è la persona che assorbe tutta l'energia e le anime di questa città e ne fa tesoro. New York è come un amore. È facile scappare alle prime difficoltà, è facile scappare dai problemi. New York non la si ama solo per tutto quello che ti dà, che sono infinite le cose nella lista. New York la si ama anche per tutto ciò che non ti dà. New York è una città che è caduta, si sta rialzando piano piano, lentamente, con eleganza, e si rialza anche e soprattutto grazie ai suoi cittadini, ai suoi abitanti. New York è una città che ha bisogno di noi in questo momento. New York non può farcela da sola. Immaginatevi se tutti in questo momento lasciassero New York. Cosa diventerebbe questa città? Come può una città così universale, esplosiva, accattivante, unica e potente come New York riprendersi da una crisi del genere senza il nostro aiuto? Un altro messaggio che ho ricevuto in risposta a una conversazione che è stata fatta tramite DM di Instagram: qualcuno dice che New York non morirà mai, è solo un effetto momentaneo della pandemia. La città si sta riprendendo alla grande, con molta fatica, molti sacrifici, ma lo sta facendo. Posso dire di aver vissuto e visto una città fantasma durante il lockdown, non ora. New York, come dice il mio amico John, non è morta, ma si sta adattando. In questo momento New York non sarà il centro finanziario, il centro culinario, la capitale del cibo, del fashion, del turismo, ma tornerà ad esserlo molto presto, una volta superata questa crisi. Lo diventerà di nuovo in maniera completamente diversa, nuova ed inimmaginabile, ma New York rinascerà. Il mio amico John menziona anche la febbre spagnola, la pandemia del 1918 e 1919. Sapete che quella pandemia ha ucciso più di 30.000 New Yorkers in quegli anni? In quegli anni erano neanche 6 milioni le persone che vivevano a New York, rispetto ai quasi 9 milioni di oggi. Circa 34% delle persone uccise erano giovani tra i 20 e i 29 anni, e quasi il 26%, per la precisione 25.66%, erano giovani dai 30 ai 39 anni. Chi tra di voi ama il lavoro remoto? Lavorare remotamente di sicuro è piacevole, ma per un periodo di tempo limitato, secondo me. Molte persone hanno bisogno degli uffici, molte persone hanno bisogno di fare connection, molte persone hanno bisogno di entrare a contatto con altra gente e di non lavorare sempre costantemente da casa. Non tutti riescono a sfruttare il lavoro remoto viaggiando. Chi non riesce ha bisogno di un punto fisso dove potersi connettere con altre persone. Molti uffici hanno chiuso, chiuderanno e non riapriranno mai, ma le persone avranno sempre bisogno di socializzare, di stare a contatto con altre persone, e di questo ne sono certa. Anche se stiamo andando verso un futuro più virtuale rispetto a quello che è stato pre-pandemia, sono certa che alcuni uffici riapriranno, o comunque si troverà un modo magari nuovo e diverso di riconnettere le persone a livello lavorativo. Non voglio e non posso immaginare che tutto diventerà remoto. Vi immaginate show di Broadway remoti? Vi immaginate le rockettes remote? Non si può paragonare uno show virtuale a uno show reale, all'emozione, alla sensazione, al piacere che si prova ad assistere dal vivo a qualcosa. Io ve lo ricordo, anche se credo non ci sia bisogno, ma i media fanno il possibile per prendere dei click. Non dovete farvi spaventare dalle notizie, commentate, fatemi sapere la vostra. Questo è un argomento talmente complesso che sarebbe interessante avere diversi punti di vista. Al 25% di capacità potranno riaprire i ristoranti dal 30 settembre 2020. Direi che questa per New York è un'ottima notizia che stavamo aspettando veramente da molto tempo, anche perché si rischiava di non avere una riapertura dei ristoranti durante la stagione invernale. A tal proposito vi lascio qua sopra il video che ho fatto ai ristoranti intervistando dei proprietari italiani e chiedendo il loro punto di vista per capire un po' il futuro della ristorazione qua a New York. Quando si potrà di nuovo viaggiare a New York? Spero presto. L'energia sta tornando piano piano. New York è una città in continua evoluzione. Non si è mai persa e sono sicura che non si perderà nemmeno questa volta, perché New York non è morta per sempre. Spero che questo argomento sia di vostro interesse. Di nuovo lasciatemi un sacco di thumbs up e commentate facendomi sapere il vostro pensiero. Per oggi è tutto da Chiara Lady Boss. Un saluto dalla città che non morirà mai. Bye guys!